Serie A presents Serie A Team. Calendario delle prossime partite. Questa sfida servirà per verificare i propri progressi. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Prepariamoci dunque ad assistere a questo big match di Coppa fra due top team di livello assoluto internazionale. Qui Pierluigi Pardo pronto a commentare per voi questo match insieme a Stefano Nava. Speriamo che le due squadre non deludano le attese, Pier. Oggi si sfidano Fiorentina e Genoa. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Adottano un assetto che concede poco, almeno in teoria, allo spettacolo. Tanti uomini dietro la linea del pallone. Questo è il loro schieramento di partenza. Penso però che potranno cambiarlo nel corso del match, a seconda delle esigenze. Si parte col primo pallone giocato dalla Fiorentina. Occhio al suo movimento. A spazio, prova. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. L'attaccante si è fatto trovare pronto su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. Un pallone davvero invitante, non poteva sbagliare, non l'ha fatto. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Muriel. E c'è la conclusione. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai, Pier. Devono essere più lucidi, più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Si riparte col Genoa in vantaggio. Vedremo cosa ci riserverà questo secondo tempo. La Padula prova a far partire il tiro.
Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. Muriel è in posizione da cross. Florenzi! Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. A metri per crossare. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Beh, questa era un'occasione da sfruttare, non ci sono altre parole. Ha provato a piazzarla, sì, ma forse avrebbe fatto meglio a calciare di potenza. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Si libera alla grande. Calcio di rigore per la Fiorentina. Conquistano dunque il calcio di rigore, è una grande opportunità per loro per passare in vantaggio. Eh sì, Pierluigi, il difensore è entrato fuori tempo, l'arbitro non ha avuto dubbi, rigore. È pronta la sostituzione. Non sbaglia il calcio di rigore. Rigore calciato con sicurezza, palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta ha vinto lui. Ecco la reazione del tecnico alla conclusione che regala il vantaggio alla propria squadra. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo visto che manca... Simeone, rete, splendida rete! Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. Portiere che ha toccato la conclusione ma che non è riuscito a impedire che il pallone finisse in rete. Tiro potente che si è insaccato nonostante il tentativo dell'estremo difensore. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Ilimark, pallone interessante, grande pallone verticale e il pallone finisce in gol. Un gol che cambia il risultato ma non la sostanza. La partita agli sgoccioli, Pier, ma sai, il calcio non è mai detta l'ultima parola. Hanno dimezzato lo svantaggio nel recupero, gliene serve un altro però per pareggiare i conti. Avrebbero bisogno di un miracolo a questo punto del match. Finisce qui l'incontro con la vittoria della Viola. Non c'è modo migliore davvero per terminare la stagione e consentimi di dire che è stato veramente un onore, un piacere, Stefano, lavorare con te. E anche per me è stato bello essere qui. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione.
risultati delle partite. La squadra è entusiasta per aver raggiunto la qualificazione alla Coppa. Sarà un'esperienza che non potrà farci che bene. La squadra si qualifica per le coppe europee della prossima stagione. Albo stagionale. Statistiche giocatori. Presenze, gol realizzati. Assist. Cartellini gialli e rossi. Media voto.